Come posso inserire un'immagine in documenti Google con la possibilità di aprire il suo sito di provenienza? Vediamo. Quando inserisco un'immagine in documenti Google e utilizzo il menu Inserisci, non ho la possibilità di collegarmi al suo sito di origine. Con la selezione attiva posso modificare le dimensioni, la sua posizione e altro, ma non visualizzo un link di collegamento alla pagina di provenienza. Se per inserire un'immagine seguo un'altra strada, e cioè utilizzo lo strumento Esplora, vediamo cosa succede. Il sistema mi fornisce qualche dato in più. Oltre ad ottenere anche informazioni correlate a ciò che ho scritto nella casella di ricerca, all'immagine viene allegato automaticamente il suo URL. Così ho la possibilità di visualizzare il sito di provenienza. Per evidenziare il link devo selezionare l'immagine. Ed ecco che, selezionando la prima, non visualizzo il collegamento. Invece, quando seleziono l'immagine che ho inserito tramite lo strumento Esplora, ottengo il link che mi apre il suo sito di provenienza. Conosci il sito Giphy? È una piattaforma ricca di GIF, anche didattici. Vuoi inserire una GIF in un documento Google? Guarda com'è semplice farlo. Apri il sito giphy.com. E scrivi cosa vuoi cercare nella casella di ricerca. Clicca sulla lente di ingrandimento e scegli la GIF che vuoi inserire nel tuo documento. Quando ci passi sopra con il mouse si visualizza l'icona del link. Facci un clic sopra per copiare l'URL e poi nel tuo documento incollalo con lo strumento Inserisci immagine.